E quindi vedete come alle volte la cultura anche di governo di una nazione, in questo caso la Cina, sta favorendo lo sviluppo della scienza, no? In India questo non è stato possibile, la frammentarietà politica, visione che viveva l'India, eccetera, ha portato alla perdita di gran parte delle opere mediche, c'è rimasto poco. Pensate che c'è qualcuno che afferma addirittura l'agopuntura sia originata dall'India, lo afferma il Ross nel suo libro sull'agopuntura ayurvedica, no? Affermando che il suo Civeda, che è un testo del primo millennio a.C., era già in sé una grossa trattatistica sull'agopuntura. Ma l'agopuntura in India non si è mai sviluppata. Anche se fosse vero che è originata dall'India, l'agopuntura, non si è mai sviluppata perché non c'è stato uno Stato, un sistema politico in grado di incoraggiare lo sviluppo della scienza in quel paese. Per cui la medicina ayurvedica, per quanto abbia grandi meriti, tuttavia non riesce ad avere il grado di sistematicità della medicina cinese. Oggi, nella medicina cinese, noi se vogliamo, o che ci andiamo a leggere il trattato dell'imperatore Giallo, o gli altri trattati che ci sono rimasti in Cina dall'antichità, il Da Cheng, eccetera, eccetera, o che ci andiamo a leggere i trattati di medicina cinese salvati dai gesuiti e tradotti in latino, però in qualche modo ci ricostruiamo completamente il quadro della medicina cinese. Noi sappiamo che cos'è e la conosciamo a tal punto che la possiamo praticare e a tal punto che possiamo guarire le persone utilizzando quei metodi. Ma perché abbiamo i documenti? Abbiamo le fonti scritte che ci dicono come realmente, e poi prendiamoci chiaro, che poi in realtà la maggior parte degli agopuntori l'agopuntura come la facevano gli antichi non la fanno, cioè nel senso che se uno va, anche perché prendiamoci chiaro che nell'antichità le persone avevano un metabolismo che era diverso dall'uomo moderno, quindi noi vediamo addirittura in Cina nell'antichità gli aghi stavano pochi minuti e avevano un effetto enorme. Oggi gli aghi dobbiamo per ottenere lo stesso effetto dobbiamo lasciare 20-30. Se qualcuno si perita di andarsi a leggere Classico Sistematico di Agopuntura e Moxa o di andarsi a leggere Ling Shu, che sono i testi fondamentali della medicina cinese, vede che gli aghi venivano lasciati, la maggior parte dei punti agopuntura venivano lasciati per la durata di pochi respiri. Eppure avevano un effetto enorme. Noi lo stesso effetto lo raggiungiamo, però gli aghi dobbiamo lasciare una mezz'oretta. E come mai questa differenza tra l'effetto di uno stesso sistema di terapia in epoca antica piuttosto che in epoca moderna? Lasciate andare a riflettere una cosa, probabilmente legata al fatto che noi viviamo in un modo diverso, abbiamo un'alimentazione diversa, abbiamo un modo diverso di rapportarci con la natura, no? Loro vivono molto a contatto con la natura. L'idea di preservare la propria vita anche con il Qigong, con le varie forme di ginnastica energetica, era molto radicata nella mentalità cinese. E certamente il metabolismo era più reattivo, probabilmente anche lasciare pochi minuti un ago in sede dava già l'effetto sperato. Ma il nostro metabolismo, in un mondo in cui viviamo, che era a Roma, con tutto lo stress che c'è, l'aria inquinata, il traffico, il metabolismo rallenta. Il calore primigenio, no? Quello che i cinesi chiamavano Yang, il calore innato di ognuno di noi, va a decadere. E di conseguenza il metabolismo si rallenta e anche la terapia non ottiene gli stessi effetti. Li ottiene, ma l'intervento deve essere fatto in modo diverso. Per cui non meravigliatevi se quando andate da qualche agopuntore, sempre una ventina di minuti, mezz'ora, perché noi viviamo in modo diverso rispetto agli antichi.
Quindi, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Chi è che parliamo la medicina di medicinale? Lei non chiede proprio i medici? Beh, le scuole, sì, no, la medicina cinese c'è l'Accademia Imperiale che formava i medici, almeno della corte imperiale, i medici principali, eccetera. Poi a un certo punto ci sono stati anche i monaci buddisti che praticavano l'agopuntura e portarla anche a un livello più, perché ricordiamoci che l'agopuntura non è una terapia che veniva usata soprattutto a livello popolare. A livello popolare ci si curava con le erbe, e ci si curava con le erbe e ci si curava anche con la moxa, no? E in realtà l'agopuntura a livello popolare non la faceva quasi nessuno. L'agopuntura era una terapia che si usava a livello della corte imperiale, dei mandarini oppure delle classi agiate, no? Dove arrivava l'agopuntore, il quale veniva pagato soltanto se la terapia andava a buon fine, non è come la salute, eccetera. Volevo chiedere, ma i materiali di cui erano fatti i viaggi poteva avere un'influenza? Diciamo, il materiale è sempre quello o la lega? Ma guarda, i materiali sono cambiati nel corso della storia. I maghi di pietra, poi se ci sono stati vari, poi anche di osso, poi con passare il tempo si è arrivati agli aghi d'oro e d'argento, ora si usano gli aghi d'acciaio. In realtà io penso che il materiale con cui viene fatto l'ago può avere senz'altro un'influenza, ma abbastanza relativa. Senta, scusi, come mai certe volte esce il sangue dall'ago? Ma in certe volte è proprio prescritto. Sì. Faccio un esempio. Qui dietro ci sta un punto, cavo pulito, no? Vescica 40. Lì il microsanguinamento ha un effetto forte a livello terapeutico. D'altra parte dobbiamo meravigliarci. I cinesi usavano soprattutto, quando si parla di salassino, un grande capitolo della nostra medicina, no? I nostri medici, anche quando nel 600 arrivò la medicina cinese, a una cosa non volevano rinunciare, il salasso. A tutto il resto sì, ma il salasso no. Però il salasso i cinesi non lo praticavano. Erano contrari al salasso, però il microsalasso sì. Il microsalasso, in corrispondenza di certi punti di agopuntura, era ritenuto benefico e veniva utilizzato in particolare a livello dei cosiddetti punti pozzo, di Jing, no? Che abbiamo all'angolo ungoleale esterno delle unghie, che sono i punti a cui sorge l'energia, nei canali energetici, no? Spesso si usava là, ad esempio, oppure in altri punti, ho fatto l'esempio dei Shiva 40, no? E quindi che succede? Che in realtà non è una cosa. Poi dipende dal trattamento, se un trattamento in tonificazione, un trattamento in dispersione, che noi possiamo avere la necessità di tonificare l'energia degli organi, però possiamo avere anche la necessità di disperdere i fattori patogeni. Allora, evidentemente io un microsalasso lo farò se devo disperdere un fattore patogeno, ma se devo tonificare un organo magari no. Quindi ecco, dipende molto da quello che io voglio fare, da quello che io voglio ottenere. In certi casi, in qualche caso, può pure capitare che all'agopuntore gli capiti di beccare un capillare, per disgrazia può uscire un goccio di sangue, non succede assolutamente niente, non muore nessuno. Certo, ci vuole prudenza in alcuni punti, magari, per esempio questo qua, il meglio dell'intrae, per esempio, ecco, collegato direttamente appunto al meridiano dell'Era, ecco, meglio fare attenzione che là magari è tanto indicato. Se poi si rompe il capillare, ma insomma, a certi punti sarebbe meglio stare più attenti piuttosto che in altri. La reazione dell'ossamento intorno all'ago non è fisso, nel senso che buona! Attira il C e il sangue, il C sarebbe l'energia, no? E attira anche il sangue. Il concetto di C, non so se già ne avete un'idea, no? E il C è quello che noi chiamiamo energia, però nella nostra medicina antica veniva usata un altro termine.